Imagine there's no heaven. Manopello Scalo ieri sera ha accolto la protesta di manopellesi, bricciarolesi e non solo, organizzata dal Confer. Il brano Imagine di John Lennon come sottofondo, una scelta non casuale, insomma si spera in un mondo migliore. Al centro resta la questione del raddoppio della Roma-Pescara, in particolare della realizzazione dei primi due lotti, che nei territori in questione ha già prodotto l'iter di espropri, con famiglie che hanno voluto ricordare che quelle case sono frutto di sacrifici di una vita. Che cosa tornate a chiedere qui a Manopello per quanto riguarda il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara? Quello che abbiamo sempre chiesto, la variante. Ad oggi nessuno ci ha dato risposta perché questa variante non è mai stata progettata, elaborata e sottoposta a tutte le autorizzazioni. Ad oggi noi non saremmo qui, ma saremmo qui a festeggiare di un risultato che per il territorio portava uno stravolgimento totale anche a livello di appetibilità territoriale e di vivibilità. Questo è. Purtroppo ad oggi ci sono state occultate le documentazioni, siamo stati presi in giro e continuiamo a essere presi in giro purtroppo da chi oggi ci dovrebbe difendere, a partire dall'amministrazione comunale. Però oggi vorrei veramente guardare con un sospiro di sollievo l'evento di oggi, perché non sono solo i cittadini a scendere in piazza, tutte le attività hanno chiuso oggi dalle 17 per essere vicini a noi, per essere vicini al territorio, per essere solidali con la comunità. E questo veramente, gente che sta a casa, che sta male, ha scritto una lettera per dire il proprio pensiero, gente che conosce la storia di questo territorio, che ha un valore e non si può comprare con il vile denaro, purtroppo. Non si parla ovviamente solo di Manopello, anche se è a Manopello che si fa questa manifestazione. No, noi ci siamo rivolti a Brecciarola, Manopello, Scafa, Lanno, siamo tutti solidali e ovviamente le amministrazioni reagiscono in maniera diversa e i territori reagiscono in maniera diversa, però posso dire che oggi qui troviamo persone di Brecciarola, di Alanno e anche Scafa. E alla fine del corteo c'è stato quel fermatevi forte, organizzato, fatto scendere dall'alto e con il contributo di tanti, di tutti quelli che ci credono al fatto che le cose possono ancora cambiare.